Salve, oggi vi parlo di un bel libro, eccolo qua, di Michel Houellebecq, Estensione del dominio e della lotta. È un titolo un po' strano, è il primo romanzo che ha scritto Houellebecq, è stato pubblicato negli anni 90 in Francia e successivamente tradotto in Italia. Innanzitutto va detto che è un romanzo, anche se il titolo può far pensare ad un saggio, magari ad un saggio rivoluzionario, no? E siccome è un romanzo, ha una trama che vi racconterò almeno parzialmente. Parla di un ingegnere informatico di Parigi che lavora in una ditta che ha avuto una commessa molto importante dal Ministero dell'Agricoltura. E lui, il nostro protagonista, è stato scelto per andare in un paio di posti, Rouen e in altre parti della Francia, a spiegare ai funzionari del Ministero dell'Agricoltura, che è il ministero che ha avuto, come dire, che ha dato questa possibilità, che ha acquistato questo programma. Lui deve andare a spiegare, insieme ad un suo collega, il funzionamento di questo programma, e quindi e ci racconta quello che lui fa quando va in questi posti e quando torna. All'interno di questa situazione, di questa storia, lui ha anche avuto un ricovero in ospedale che poi è finito abbastanza bene e si è risolto. In sé la trama non è sto granché. Allora, cos'è che colpisce di questo libro? Colpisce l'atteggiamento di questo protagonista, che non è in grado di trovare un motivo per vivere, un motivo di gioia, un motivo che lo possa in qualche modo eccitare in qualsiasi modo, no? E addirittura lui cerca di far sì che un suo collega commetta un assassinio per vedere se riesce anche a trovare qualche cosa che possa smuoverlo da questa apatia, depressione, nichilismo. Ecco, è tutta una serie di situazioni nelle quali lui proprio non trova nulla di bello e nulla di piacevole nelle cose che gli succedono. Il linguaggio poi, che è particolare perché insomma fa da contrasto, è un linguaggio freddo, neutro, preciso come una lama di coltello. Lui proprio descrive le sue situazioni e quello che gli succede con una precisione e una freddezza molto molto particolare, e diciamo che è proprio un romanzo che è interessante leggerlo anche, anzi soprattutto se poi si conoscono i successivi romanzi di Houellebecq, perché nei successivi romanzi questo suo nichilismo diventa strutturato, no? Sono romanzi successivi dove ci sono delle storie che hanno più una costruzione coerente. Lui all'inizio dice che sono una serie di episodi, vi racconto in questo romanzo una serie di episodi che mi sono successi, ed in effetti la trama lascia un po' a desiderare, però quello che colpisce è proprio questo suo atteggiamento che, ripeto, vedremo anche successivamente. Qualcuno ha in qualche modo paragonato Houellebecq e questo romanzo a Jean-Paul Sartre, ha parlato di esistenzialismo, in particolare La nausea, un libro famosissimo di Sartre, che anch'io trovo si possa trovare un parallelo fra questi due libri, un parallelo appunto basato su questa inutile ricerca di una motivazione per vivere in una vita che è monotona, anche se non lo è dal punto di vista reale, cioè da quello che racconta. Non sta raccontando una vita monotona, racconta una vita dove incontra delle persone, dove si muove, quindi insomma fa un lavoro, peraltro lo dice, in quanto ingegnere informatico, ben pagato, e anche un lavoro di alto livello, insomma non certo un lavoro di così
scarso, eppure non riesce a trovare questo. Ecco, io veramente lo consiglio questo libro, bel libro, adesso ve lo faccio rivedere, ce l'ho in tasca, arrivo subito, eccolo qua. Estensione del dominio della lotta. Io credo che dovrete andare a cercare all'interno del testo il significato di questa frase, che in qualche modo sembra un po' staccarsi dal resto, ma non lo è, perché il nostro Welbeck fa anche delle considerazioni di carattere teoriche sull'economia, sul capitalismo, sulla libertà sessuale, quindi sul sesso, sul rapporto fra i sessi, che in qualche modo hanno a che fare con questa frase. Però quello che colpisce non è questo, è proprio, almeno per quanto mi riguarda, il linguaggio. Buona lettura.